Salvini, giù le mani delle pensioni, è un manifesto abbastanza eloquente. Sì, perché Renzi è un anno e mezzo che dorme su una delle leggi più infame mai approvate dal Parlamento italiano, che è la legge Fornero. Ci sono tantissime proposte di legge per superarla, per cancellarla, per migliorarla, anche proposte dalla sinistra, ma Renzi preferisce occuparsi di altro, adesso passa ai matrimoni gay, è una vergogna. A spese della Lega noi abbiamo presentato anche ricorso alla Corte Europea di Strasburgo contro la legge Fornero e contro il blocco delle rivalutazioni e l'elemosina che il fenomeno di Firenze elargirà ad agosto ad alcuni, neanche a tutti i pensionati. Perché secondo lei Renzi su questo tema, su questo argomento sta fermo? Perché in economia non ci capisce un accidente. Perché non ci capisce un accidente lui di economia e di politica estera ed è circondato da consulenti che ci capiscono meno di lui. Il tema del giorno chiaramente è Grecia, Atene, euro. Lei in un'intervista oggi ha detto se usciamo dall'euro è un gran casino, ce lo spiega? Io propongo un'uscita concordata e coordinata da una moneta sbagliata, fallimentare e criminale. L'uscita solitaria ha dei rischi rispetto alla morte certa a cui l'Italia sta andando incontro, non da sola, con la Grecia, con la Spagna, con la Francia, perfino con la Finlandia. Superare l'euro, rivedere tutti i trattati europei dal primo all'ultimo, abbattere e ricostruire un'Europa più ristretta e con monete più giuste è un'emergenza e faccio gli auguri al popolo greco perché con orgoglio e passione rivendichi la sua libertà e di elezioni e democrazia a tutta Europa. Se fossi greco voterei no. I tempi però non ci sono in ogni caso rispetto a questa vicenda greca per fare tutto quello che dice lei. Quindi ora il referendum in Grecia, se ci sarà perché ancora non è certissimo, dall'altra parte però che azione bisognerà fare dopo? Subito, mettere al tavolo i 29 paesi membri dell'Unione, i 19 paesi che hanno l'euro in tasca, prendere tutti i trattati europei dal primo all'ultimo, da Maastricht a Schengen, a Dublino, a quelli che riguardano la moneta, cambiarli tutti quanti perché dimostrano il loro nulla, ricostruire un'Europa più ristretta, più omogenea, più compatta, con monete più giuste. Questo si può fare già settimana prossima, non c'è bisogno di aspettare la tragedia. Senta, lei sarebbe favorevole a un referendum sull'euro in Italia nei prossimi mesi? L'abbiamo presentato come proposta di legge in Costituzione, bocciata da Renzi. Io ritengo che la Costituzione italiana sia antidemocratica da questo punto di vista perché non ha mai chiesto agli italiani cosa pensano dell'Europa, dell'euro, dell'immigrazione, di questi trattati, quindi io vorrei che gli italiani votassero domani mattina sia sull'immigrazione che sull'euro. Renzi oggi ha ipotizzato una sorta di terza via rispetto alla vicenda greca. Sì, Renzi è passato al piano B, al piano C, al piano D, al piano E. La sostanza è che sull'immigrazione, sulla disoccupazione e sulle tasse non ne sta azzeccando una, prima va a casa meglio è. Rispetto a questa vicenda, su un'ipotesi di referendum in Italia, la stessa trasversalità che c'è ora sulla vicenda greca, secondo lei o no? L'Italia non è la Grecia, per fortuna. L'Italia ha un sistema industriale, imprenditoriale, artigianale ben superiore a quello della Grecia. Non vorrei fare quella stessa fine con la gente che ritira 60 euro al bancomat e quindi prima ci rendiamo conto che questa Europa è sbagliata e questa moneta è sbagliata e cambiamo, meglio è.